Oh, bella ragazzi! Allora, se pensate che questo sia un video normale, scordatevelo, io parlerò solo da maranza oggi in questo video, anche perché questa è la vita di un maranza, quindi preparatevi. Ok, ragazzi, il maranza si sveglia alle 10:30, perché sì, non lo so perché si svegliano alle 10:30, non fanno niente di mattina, quindi. Se ve lo state chiedendo, questa è casa mia, casa dei maranza. Sembra una discarica, ma guarda, per me i maranza vivono qua. Si svegliano, fanno le loro cose a posto. Oh, ecco, siamo dei maranza, maranziamo in giro. Non lo so, cosa mangiano i maranza per colazione? Andiamo nella nostra, volevo dire sgabuzzino, non discarica. Un maranza a colazione, raghi, mangia assolutamente la pizza riscaldata. Oppure ancora meglio, degli hot dog dell'altro ieri, raghi. Che fate? Ti privi degli hot dog dell'altro ieri da maranza? No, non puoi, quindi li mangi. Che ci danno anche, insomma, le vitamine di cui ha bisogno un maranza per la sua giornata? Non lo so. Io vedo solo maranza che mangiano kebab, hot dog e forse il McDonald's. Finiamo di mangiare che raghi sono le 11 del mattino, ovviamente. Non ci laviamo perché l'odore di un maranza deve essere quello di... proprio il classico odore da maranza. E in più, non puliamo nemmeno il pavimento, lasciamo qui i panini perché poi quando torniamo sarà la nostra cena. Ma è arrivato il momento di uscire e fare le cose da maranza. Però non dimentichiamo il nostro marsupio, perché i maranza non escono mai senza marsupio. Raghi, vi do un codice per un marsupio da maranza, che è questo qui. Perfetto, ora siamo pronti a uscire. Anche perché, dicevo che è presto per un maranza, ma dobbiamo incontrare il nostro amico e i nostri amici, quindi dobbiamo prepararci. Casa mia non la chiudo, tanto non c'è niente da rubare. Possiamo andare a incontrare i nostri amici. Vediamo se indovinate dove li incontriamo. Proprio qua dietro l'angolo ci dovrebbe essere un nostro amico Maranza che ci aspetta. E che perché in realtà lo stiamo andando a trovare a casa sua, raghi. Lui, questo amico Maranza mio, dorme qui. Eccolo! Uè, bro! No, Bello! Bro, bro, oh, bro, bro. Bro, amico, bro, no, c'è, Eh? troppo forte. Andiamo, andiamo. Andiamo. Andiamo a fare. Raghi, io e il Oh, mio bro, amico bro, Maranza. il Oh, bro, gelato! bro, il Bro, gelato. ecco Oh, qui, ho il bro, bro, gelato. bro, cioccolato, vero? Rubalo, Rubalo, veloce, rubalo, il veloce, gelato. veloce, Vai, veloce. vai, Andiamo, via, via, via. andiamo, Comunque, noi non siamo come gli altri maranza, eh? a posto. Noi No, no. siamo più fighi, quindi andiamo in palestra. Tutti i Noi andiamo in maranza palestra. dicono che non vanno in palestra perché sono Siamo deboli, forti, sono siamo forti. andiamo, Ma andiamo. io fra so sollevare quattro ragazze con un solo Io braccio. sollevo solo ragazze, bro. Vero, Io ho vero, bro. almeno 5 per braccio, bro. Guarda. Aspetta, non riesco a prenderlo. Aspetta. Bro, fammi fare i pesi, bro. Prendilo, prendilo. Ok, pronta. A posto, a posto, per oggi abbiamo dato. Mamma mia, quanto sono prima. Mamma Fammi mia. vedere questi pettorali. Fammi vedere Siu! questi pettorali. A posto. Bro, non so tu. Bro, non so tu. Ma io. A me è venuta fame. Troppa roba in palestra, bro. Hai ragione, hai ragione. Ci Ci vuole un vorrebbe, bel sai che cosa? Un bel bambino qua. kebab. Bravo, bravo, bravo. Bro! Andiamo subito a fare che. Ma c'è il kebab su Non lo so, bro. Non lo so, non Cerchiamolo, c'è della bro. carne. Cercare del allora, vediamo qual è il qui secondo Bro, noi il secondo me è qua ristorantino. sopra. Ecco, esatto, secondo me anche il maranza di Brookhaven dovrebbe Il andare a Risto mangiare Bro. qua. Il Risto Bro. Bro, a posto! Oh, guarda, è Allora, tornato, io ho sei 2,50 euro. tornato. Secondo te mi basta? 2,50. Mi bastano per... volevo dire, mi bastano per un kebab, bro. No, però possiamo rubarlo. Vai, bro. Ruba, Vai, ruba, veloce. bro. Prendi, prendi, prendi. Via, via, prima che arriva Via, via, la prop. pula! Gli sbirri! Guarda il mio nuovo motorino Bro, come sono bello. spacca. Ecco, in due E senza casco. spaccava anche quel Andiamo! kebab. Oh, ma lo vedi? Guarda che cosa c'è lì. Guarda. C'è una party. No, non dicono party, Maranza. Cosa dicono? Boh. Si spacca! Spacchiamo le finestre, guarda che sto Vai, buttando bro. un sacco di Bro, bro, è soldi. pieno di donzelle qua, bro. No, ma c'è una bambina, bro. No, le donzelle no. Hola, soy Tora e io sono Maranzone. Bro, bro, è solo bassa, non è una bambina, è solo bassa, No, vieni, vieni. cosa stai dicendo? Entriamo qua dal garage. Dal garage, così possiamo rubare anche la macchina. Vai, 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 prendi la bro, bro, bro. macchina. No, voglio Prendi la macchina. le ragazze prima, le ragazze, oh, vieni, vieni, vieni. Ok. Allora, No, dobbiamo bro, dobbiamo finire. entrare. No, Bro, dobbiamo dobbiamo entrare là qua. entrare.
Bro, c'è una ragazza. Martina. Bro, dobbiamo conquistare Martina. Vai, andiamo da Martina. Martina, prendi le rose, prendi le rose. Rose, il letto, dov'è il letto? Devo... Bro, Martina è mia. Non metterti in mezzo tra me e Martina. No, bro. Bro. Martina, guardami. Baby. Io ti sogno per tutte le stelle. Ti vedo sempre. Sei un cuore mio. Brava, Martina tifa. Martina tifa. È una vera bro. Allora, io dico Martina, te quiero. Scrive così. Martina, no. Bro. Te quiero. Amami. No, così, scegli me. È così che si prova con le ragazze. Che passa. I love you. Come dei veri bro, stiamo cercando di conquistare una turista. Ma che mi dovevo vestire Maria adesso? Maria! No, Maria. Perché Maria? Io sono più inventivo. Le rose rosa. Guarda, togli di mezzo, le rose bianche. Oh, devo fare la mossa d'amaranza, cioè, la devo fare? No, mi stai obbligando. Fermati. Non strapparmi Martina dalle mie braccia. No, la farò subito, ferma un attimo qua. No, bro! Bro, cosa fai? Tutti questi muscoli, mi strapperai Maria! Non ci credo, bro. Guarda, chi è questo qui? Picchiamo! Oh, il bro sta cercando di... Oh, vai via, bro, Ecco, noi siamo dei veri fighissimi, bro. Guarda, io ormai è mia. Comunque, guarda. Maria, anch'io tifo, forza Napoli, abbiamo vinto lo scudetto. Ma lei tifa Argentina. Va bene lo stesso, basta che tifa qualcosa. Va bene. No, ha detto di no, ha detto che non ti vuole. Bro. No, la mia vita è finita, bro. No, bro, basta. L'onore di un bro non può essere rotto. Vieni con me adesso. Vieni. Vai. Mi ha scritto pure che mi dispiace. No. Come si permette? Vai, derubiamo di tutto. I veri fra fanno questa alla fine. Bro, lui è tornato quello di prima. Vai, torno, rubagli i soldi. Se lei mi ha rubato il cuore, noi gli ruberemo tutti. Veramente, bro, prendili tutti. Dov'è che è? Caspita, aspetta. Oh, è già esplosa, a posto, prendi. Via, se lo merita. Maria che non ci vuole. Queste spagnole veramente non ci capiscono. Maria, Martina, tutte lei. Non me ne frega niente. Te lo sei meritato. Abbiamo i soldi per andarci a vedere la partita. La Vespa, bro. La Vespa, hai ragione. Bro. L'hai visto? Un altro bro. Direi che lui è del nostro gruppo. Guardaci quanto siamo belli. Madonna, bro. Troppo fighi. Oh, la maglietta Supreme. Mi metto a piangere. Ragazzi, quanto sei forte, bro. Che passa. Io immagino che questa ha una voce gigantesca. Allora, gli abbiamo proposto di venire con noi a cercare delle ragazze. Lui ha detto mi sa che questo è un vero bro. Ha detto di sì, bro. Grande. Ecco come viene il vero bro. Sali, vai. No, vabbè, questo bro, ragazzi, questo bro è troppo. Guarda, un camionista, guarda. Altro che un maranza. Dove stiamo andando? Oh, non lo so dove ci sta portando. Ecco, qui. Dalle ragazze, bro! Vai, scendi. Beh, il bro ci ha portato dalle ragazze, ma niente, nessuno ci vuole. No. Sto provando. Cioè, vediamo se gli do delle rose a lei. E anch'io, ma non va. Manco questo vestito da morte mi vuole. Oh mio Dio. Raghi, c'è una ragazza che ha detto per me sì, ti amo. Però c'è detto che sei proprio squallida da maranza. Dai. Vediamo se accetti i miei free. Even! Cosa vuol dire Even? Non lo so. Dammi le rose, bro. No, come dammi le rose, bro? Ok, no, io le ho prese! Oddio, le nostre fidanzate rigorose! Oh mio Dio, abbiamo delle fidanzate! Grande, bro! Vabbè. Vieni. Voglio vedere cosa fa. Oddio. Bro, cosa mi sto facendo? Ma la mia ragazza mi ha detto grazie, bro. Ma come? Aspetta, voglio spiarti. Cosa succede con la tua ragazza? Oh. La sto seguendo, bro. Non lo so. Mi fa paura. Mi ha dato le rose. Me la ridate. Mi stai risetando o mi stai portando a casa tu, non lo so. Oh, mi sta portando a casa, vediamo, bro, ciao. Vediamo. No, come bro, ciao. Devo vedere cosa fa. Ma cosa c'è là? Un hacker dentro casa sua? C'è un altro uomo. Cioè, bro. Andiamo a picchiarlo, bro.
No, bro, bro. Però picchio, bro. Bro, non so picchiarlo. Con la pistola. Oh, mio Dio. Okay. Con la pistola da maranza, bro. Dove è andata la mia fidanzata? Dov'è? È qua la tua fidanzata. Mi ha bannato! No, non ci credo. Sto bannando tutti. Ti registro da dentro, ti registro da dentro. No, bro, mi hai tradito. Bro, sono molto delusa. Io ho la figlia adesso, non ci posso fare niente. Basta, bro, sei cambiato. No, bro. Non sei più mio bro. Adesso sei solo fra. No. Vado a letto. Perché questa è una tipica giornata da bro, da maranza. Anche perché sono le 3:30 del mattino, quindi abbiamo fatto nottata praticamente. Bro, mi prendo casa tua adesso che tu ne hai una. Buonanotte. No. Comunque, raghi, sappiate che se volete fare un outfit come il mio, guardate il video prima di questo, che dove vi spiego come essere un vero maranza su Brookhaven.